Benvenuti amici di Mobile OS, sono qui in compagnia dell'Arcos 50B Platinum, dispositivo che abbiamo già visto in unboxing e abbiamo già visto in preview ad IFA. Ma lo ritroviamo qui sotto la nostra lente della videocamera perché l'abbiamo già ricevuto da qualche giorno e quindi siamo qui per fornirvi i giudizi finali sul prodotto. Vi ricordo rapidamente che il dispositivo ha un display da 5 pollici, display IPS 960x540 pollici, la Mali 400 MP2 come GPU, invece come CPU troviamo il MediaTek quad core da 1.3 GHz. Inoltre abbiamo una memoria interna da 4 GB più l'espansione tramite la micro SD, la RAM da 512 MB e la possibilità di inserire due SIM, il dispositivo quindi è anche dual SIM. Infine completa questa breve riepilogo di questo Arcos 50B Platinum la parte posteriore. Ecco qui abbiamo le due SIM in formato normale, ve le faccio vedere, io inserito una micro SIM e lo regge comunque perché l'ho incastrata un po' in modo perfetto. E abbiamo poi qui l'espansione tramite micro SD, sappiate che una micro SD da 8 GB è già compresa. Abbiamo visto poi che sono già comprese in confezione tante altre cose, ve le ho fatte vedere in unboxing, ve le faccio rivedere, due cover differenti, di colori differenti e la crystal case cover per invece proteggere la parte posteriore del dispositivo. Anche una micro SD da 8 GB è compresa all'interno. Infine, dicevo, la fotocamera posteriore è da 8 megapixel con flash LED e registrazione video fino a 1080p, mentre la batteria è removibile ed è da 1900 mAh. Tornando al discorso sul telefono, visto che tutto il resto l'abbiamo già trattato in unboxing, ok, ho fatto un casino perché non ho bloccato il telefono, quindi ho fatto un casino con i vari widget, rimetto solo questo qui. Benissimo. Allora, parlando del prodotto, direi che in questi giorni di prova la pecca principale che ho trovato, perlomeno a mio parere, è nella memoria RAM. 512 MB di memoria RAM forse sono un pochino, come dire, esigui. Infatti, alle volte mi sono trovato in difficoltà, ma ora parliamo di tutte quante le impostazioni e parliamo anche di quello. Partiamo dall'inizio. Gestione SIM, poste mobile, Vodafone, ho messo, si può scegliere chiamata vocale su quale farla, su quale fare la videochiamata, su quale impostare come predefinita per messaggi e per la connessione dati. Io ho messo in genere che me la deve chiedere quasi sempre. Poi, altre cose interessanti, la memoria. Memoria interna disponibile. La scheda SD sono 7.41 GB, ho messo la scheda SD da 8 GB che era presente all'interno della confezione e la memoria del telefono sono 2,5 GB disponibili, quindi non 4 come cioè gli effettivi sono un pochino di meno. Per quanto riguarda la batteria, allora, già che ci siamo parliamo anche di batteria. Batteria da 1900 mAh, una batteria che considerando una dotazione hardware che alla fine non è così stressante, visto che stiamo parlando di un dispositivo con un processore quad core MediaTek che in genere non stressa troppo la batteria, considerando anche che abbiamo un 5 pollici non full HD o HD, quindi con meno pixel da muovere, siamo riusciti tranquillamente a coprire la nostra classica giornata di stress arrivando a sera con ancora circa il 20% di batteria rimanente, quindi non sarà un problema l'autonomia su questo Arcos. Mentre il problema magari potrebbe essere un pochino di più nelle varie applicazioni, se io vado in uso, io, vedete, ne ho occupato il telefono, sapete che l'ho riacceso da poco, quindi ne ho occupato praticamente già più della metà della RAM disponibile e solo 216 MB ho liberi e come vedete ho praticamente pochi processi in esecuzione. Ora che andremo a utilizzare il dispositivo magari ci torneremo per farvi vedere la differenza. Andando avanti invece abbiamo nelle informazioni del telefono la versione di Android che magari non è proprio l'ultima disponibile ma comunque è buona perché è la versione 4.4.2. Beh, andando nel tastierino numerico, allora questo è il tastierino numerico di Arcos. Vado a fare una chiamata, in questo caso al 160, tolgo per proteggere i miei numeri. Quando vado a schiacciare il tasto di chiamata, mi dice se voglio chiamare con Poste Mobile o con Vodafone. Scelgo Poste Mobile perché 160 è il servizio cliente di Poste Mobile. Alzo il volume al massimo. Metto il via voce, lo rialzo ancora, ok, perfetto,
Lo speaker è posto qui dietro. Pronta Dall'Italia per i numeri forse mobile e rettifichi Telecom Italia. Chiamate da fisso mobile. Allora, il via voce non è molto molto alto. Ho visto che il via voce quando si vanno a fare delle chiamate in macchina o comunque in luoghi affollati, magari non troppo affollati, ma dove c'è un po' di rumore, è praticamente impossibile riuscire ad utilizzarlo. Magari in casa si può, però sinceramente è meglio utilizzare le cuffie in dotazione se non si vuole parlare all'orecchio con il dispositivo. Detto questo, vediamo un po' di andarci a sentire una bella canzone. Non riesco a trovare la canzone che vi faccio sentire sempre. Vediamo un po' se riesco a trovarla da un'altra parte. Allora, vediamo un po'. File. Test. Perfetto, la canzone non c'è, quindi probabilmente mentre ho fatto questo passaggio di cartelle non mi si è copiata la canzone, vi faccio sempre sentire, quindi la metto un attimo e torno qui a fare la recensione. Eccoci qua, abbiamo messo al volo la canzone, siamo già pronti, purtroppo magari molti di voi potrebbero chiedermi ma perché Mauro non mi fai ascoltare un'altra canzone visto che ce n'ho altre? Purtroppo non posso per i diritti di copyright, altrimenti poi YouTube non mi fa pubblicare il video. Detto questo, ecco la canzone. Lo speaker non viene troppo coperto quando viene poggiato su una superficie, lavora bene il dentino messo qui, quindi l'audio non si blocca più di tanto. Un audio, come dicevo, non particolarmente alto anche quando si ascolta una canzone. Un audio un po' così così, però diciamo che è un dispositivo che comunque permette di ascoltare la musica con una discreta qualità, non, ripeto, eccellente. Bene, ora come sempre voglio fare la prova del GPS, vediamo quindi un po' come si comporta il GPS, l'aggancio con i satelliti su questo smartphone. Devo dire che fuori su strada io l'ho provato e si è agganciato molto rapidamente, ma solo quando avevo i dati internet attivati. E dentro casa, sinceramente, fa un pochino di fatica. Vediamo un po' se sì, ce l'ho attivo, però facciamo un controllo. Non vorrei che magari mi si sia messo, visto che ok, infatti, ecco qui. No, invece voglio alta precisione. Però voglio fare solo USA GPS. Ho usato alta precisione quando ero fuori e devo dire che si è agganciato molto velocemente. Quando però ho usato solo GPS, sinceramente il dispositivo ha fatto un pochino di fatica. Vediamo se conferma questa fatica anche in questo caso. Me ne vede 10 di satelliti, però per ora ancora mi si è agganciato a nulla. Vediamo un po'. Però ripeto, fuori casa, settando alta precisione, sicuramente riusciamo ad avere un aggancio molto rapido. Certo, in quel caso purtroppo consumiamo un po' più di batteria, però diciamo da una parte dobbiamo compensare. Direi quindi che niente, conferma il dispositivo di essere un po' pigro dal punto di vista del GPS. Per quanto riguarda invece AnTuTu, abbiamo raggiunto un punteggio di circa 15.000, 17.000, ecco, più precisamente 17.000, quindi un buon risultato, non eccellente, ma comunque buono per questo Arcos 50B Platinum. Dispositivo che, come sappiamo, ha una memoria RAM forse un pochino esigua. Dispositivo che infatti ha memoria RAM da 512 MB, ve ne ho già parlato, e mi ha dato qualche piccolo problemino, ma non chissà cosa, però qualche piccolo problemino quando magari
Ho giocato a FIFA, magari poi ho giocato a GT Racing, ho provato, ho testato un pochino il dispositivo. Beh, in quel caso lo smartphone se l'è cavata un po' così così. Andiamo magari su Chrome e vediamo un po' se ho lasciato qualcosa aperto. Vabbè, ho lasciato il nostro sito. Ah, ok, ora si è perfino tolto, quindi non è un problema. Riandiamo sul nostro sito. Questa è la tastiera, direi molto molto classica, montata da Arcos. Eccoci qua, questo è il nostro sito. Direi che beh, si è caricato molto molto rapidamente. Nessun problema. Magari apriamo anche un'altra scheda, gli diciamo che vogliamo Repubblica. Repubblica. Ecco qua, vediamo un po' se riusciamo. Ecco qui si va su richiedere il sito desktop e andiamo ad aprire il sito di Repubblica. Vediamo un po' come se la cava lo smartphone. Siamo sotto rete wifi, la mia rete wifi di casa. Vediamo un po' come se la cava. Beh, devo dire che è molto molto fluido sul web, nessun tipo di problema. Devo dire che per la dotazione hardware presente su questo dispositivo e per il prezzo di vendita, poco più di 100 euro praticamente per questo Arcos 50B Platinum, devo dire che l'azienda francese ha fatto davvero dei miracoli. Me ne ero accorto già di questi miracoli ad IFA quando ho fatto la preview, però ora che potevo testare il dispositivo qualche giorno, devo dire che con questa dotazione hardware, quindi un classico MediaTek quad core e un RAM da 512 MB, sinceramente Arcos ha fatto davvero miracoli per riuscire a rendere così fluido questo smartphone sul web. Devo dire che anche Chrome ha fatto notevoli passi in avanti sulla fluidità, quindi anche questo aiuta, e il dispositivo, devo dire, funziona molto molto bene sul web, nonostante, ripeto, il prezzo di vendita e la dotazione hardware. Anche il doppio tap, vedete com'è fulmineo, com'è buono, quindi ottimo. Dispiace purtroppo leggere in questi giorni tutte queste notizie brutte su frane, su alluvioni in Italia. Spero tanto che si riesca a risolvere questa situazione e che ci siano meno disagi possibili per i poveri abitanti di questi posti. Detto questo, che era doveroso, torniamo a parlare della recensione. Parliamo in questo caso di fotocamera. Allora, cosa dite della fotocamera? Fotocamera che risulta essere una discreta fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED. Le varie impostazioni sono queste: abbiamo l'HDR, il flash, il panorama, il sorriso, le informazioni sulla posizione, l'esposizione, effetto colore, modalità della scena, bilanciamento del bianco, antisfarfallio, lineamento del volto, l'HDR, l'autoscatto, la dimensione della foto, 6 megapixel, se si sceglie, purtroppo non è possibile. Dicevo, scegliere la 8 megapixel, penso che la 8 megapixel taglierebbe le bande, ma effettivamente il software non ci permette di farlo. Questa è un'altra piccola pecca che volevo dirvi. Mi è sembrato un po' strano, purtroppo non si può fare. Per quanto riguarda invece i video, eccoli qui. Io ho messo la qualità video alta, in realtà si può scegliere anche la qualità fine con la quale poi ho registrato effettivamente il video, che corrisponde alla Full HD. Per quanto riguarda le foto realizzate con questo smartphone, vabbè, facciamo una cosa, partiamo dalle foto in notturna e poi andiamo sulle foto fatte di giorno. Per quanto riguarda le foto in notturna, un voto mediocre, cioè nel senso che molti altri dispositivi mi hanno fatto foto molto migliori rispetto a queste. Più che altro per quanto riguarda la luminosità, il problema, il flash secondo me non illumina così tanto la scena, quindi se c'è una buona luce artificiale, ok, se non c'è, però purtroppo qualche problemino lo si ha. Guardate poi anche quante ritate prende questa cover posteriore, mamma mia, anche me ne ero accorto anche dai primi utilizzi dove la cover era nuova, appoggiavo il dito e mi rimaneva lì la ritata. Purtroppo questo è un altro problemino, si sporca molto facilmente il retro dello smartphone. Tornando al discorso, quindi dicevo sulla foto, un po' riflettente, direi, devo dire, questo schermo, un po' troppo riflettente forse rispetto ad altri dispositivi, già che ci sono, poi parliamo anche più tardi dello schermo. Beh, cosa dire?
Le foto in notturna sono discrete, sufficienti, ma non così soddisfacenti. Per quanto riguarda invece le foto fatte di giorno, beh, a me sono piaciute, le colorazioni e i colori sono buoni, sono abbastanza fedeli alla realtà. Anche le macro, ecco qua, mi sembra che siano venute molto molto bene, anche viste sul computer sono buone. Quindi durante il giorno abbiamo una discreta fotocamera 8 megapixel, nella notte qualche problemino in più di rumore video c'è. Per quanto riguarda invece i video, ce li andiamo a vedere subito, utilizziamo l'Arcos Video per vedere. Arcos 50 Audio sempre un pochino basso. dispositivo che ci è appena arrivato, molto molto bello, nuovo. Ecco qui come funziona il 4x di zoom. Torniamo indietro, vediamo un po' di cambiamenti luminosi, su e giù, e magari andiamo a chiudere con qualcosa di molto ravvicinato che abbiamo qui. Vediamo come se la cava con la messa a fuoco di oggetti molto ravvicinati. La vado a migliorare io premendo con il dito in mezzo. Beh, devo dire che se l'è cavata abbastanza bene, poi la rivedremo anche al computer. Bene, al computer l'abbiamo rivisto, il video è, come dire, mediocre. C'è qualche piccolo problemino, soprattutto qualche piccolo problemino per quello che riguarda la... Oddio, cosa ho combinato? Stavo cercando le altre foto e per sbaglio ho scattato una foto, vabbè. Volevo trovare le foto della galleria. Le troviamo di qua. Stavo dicendo, quindi un video che sinceramente mi ha convinto un po' così così, cioè nel senso, l'audio è un pochino basso e un pochino basso anche è un pochino basso, no basso, un pochino, forse un po' di difficoltà, ecco, nel riprendere tra i vari cambiamenti luminosi, però quando si va in qualcosa di ravvicinato, mette a fuoco abbastanza bene, diciamo che se la cava discretamente anche per quanto riguarda i video. Insomma, stiamo parlando di un dispositivo che uscirà a un prezzo di vendita all'incirca 129 euro, quindi dobbiamo comunque tenere conto del fatto che sarà un dispositivo in vendita tra i 100 e i 150 euro, quindi un prezzo molto basso, low cost per questo Arcos. Quindi dobbiamo accontentarci di quello che c'è e valutare quello che c'è anche in base e rapportarlo quindi al prezzo di vendita. Dispositivo che legge tranquillamente gli FLV, questo di Fast and Furious è un FLV, non ho avuto problemi. Non ho avuto problemi, o perlomeno non ho avuto particolari problemi anche per quanto riguarda il 1080p. Il video si legge, non ha particolari problemi, non mi sembra che ci siano scatti o quant'altro, anche spostandoci avanti. Dispositivo riesce, lo smartphone riesce a seguirci senza grosse, grosse difficoltà. Andando a studiare invece un pochino lo schermo, vi ho già anticipato che lo schermo è un pochino riflettente. Questo penalizza anche un po', secondo me, la visibilità sotto la luce del sole, che comunque è fattibile ed è possibile. Però qualche problemino secondo me in più lo dà. Per quanto riguarda la luce del sole e quindi per quanto riguarda la luminosità, naturalmente può essere settata in automatico oppure può essere settata non in automatico. Settata in automatico il sensore diciamo che funziona discretamente, magari sotto luce del sole alle volte sono stato costretto a doverla settare in automatico per spararla al massimo, ma comunque tutto sommato non è niente di malvagio. Questa è la classica palette di colori che vi faccio vedere. La gestione dei colori è buona, i bianchi sono buoni, la luminosità, ripeto, è abbastanza buona per vedersi anche sotto il sole, abbastanza, e i neri non sono molto profondi. Questo sì, non sono dei neri profondi, sono abbastanza tendenti più ha un nero sbiadito, quasi un grigio che è proprio un nero, però in compenso i bianchi ci sono. Non vi ho detto, ora che mi sto ricordando, di una chicca riguardante la fotocamera principale, secondaria. Allora, vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Ecco, ora ho settato la fotocamera in
in modalità secondaria, quindi ho messo questa anteriore, non quella posteriore, e praticamente che succede? Che io, se ora attivo il flash, qui ho la possibilità di attivarlo o meno, ho un flash anche nella parte frontale. Questa ve l'avevo anticipato in unboxing, ma in recensione ora mi stavo quasi dimenticando di una funzionalità invece che per una fotocamera 2 megapixel che può effettuare anche dei selfie sufficienti, come ho visto già che può fare, può essere interessante. Se io ora vado a scattare, guardate come si attiva il flash. Quindi anche il flash dal punto di vista della fotocamera frontale, il che può essere una cosa interessante, ripeto, per gli amanti dei selfie. Bene, avendo visto quindi anche questo, direi che abbiamo affrontato una parte molto molto importante su questo dispositivo. Vorrei adesso, a questo punto, andare a provare a collegare una chiavetta. Andando a collegare una chiavetta, vediamo un po' se il dispositivo riesce a leggerla. Io so già, purtroppo, quale è il risultato, ma voglio farvelo vedere proprio anche a voi. Purtroppo il dispositivo non legge chiavette. Sarebbe stato davvero un, come dire, un colpaccio, ecco, riuscire ad avere su un dispositivo così economico la possibilità di leggere le chiavette e i dispositivi USB. Cosa inserisce Arcos su questo smartphone? Inserisce l'Arcos Video. Queste sono le classiche app di Google raggruppate in queste cartelle. È possibile fare le cartelle. Inserisce alcuni giochi gratuiti. Inserisce l'antivirus free. Inserisce Dragon Mania, inserisce un file manager, alcune altre impostazioni, ma devo dire che più o meno è questo. Little Big City, Live Holden Pro, il resto sono applicazioni che ho messo io, quindi non del dispositivo. Quindi questo è quello inserito da Arcos, quindi poca, poca roba. E anche poca personalizzazione, direi che Android è molto molto simile a Android stock, non vedo particolari differenze. Ora, prima vi ho fatto vedere la memoria, vi ho parlato di memoria e soprattutto vi ho parlato di RAM. Vediamo un pochino ora come si trova la RAM, andiamo in applicazioni e andiamo in uso. Ora abbiamo usato il browser, abbiamo usato un po' di roba. Vedete come la RAM comunque sia rimasta ancora a 210 MB liberi. In effetti mi sono accorto che c'è una buona gestione a questo punto di vista, sia di Android. Forse non so se magari Arcos ha pensato a qualcosa in più, visto che metteva così poca memoria RAM. Però devo dire che il dispositivo riesce a gestire abbastanza bene. Solo quando magari andiamo a utilizzare GT Racing 2 e andiamo ad aprire il gioco e a giocare, magari quando usciamo, se non ancora è stato chiuso bene il gioco, comunque l'abbiamo lasciato un po' in stand-by, si ha qualche problemino in più di task manager, quindi di passaggio tra un'applicazione e l'altra. Ma devo dire che il telefono, per avere 512 MB di RAM con Android, è davvero sorprendente che riesca ad avere questa comunque reattività. Aspettiamo un attimo che si carica, sicuramente, ecco, i tempi di caricamento magari saranno inferiori e superiori rispetto ad altri smartphone con un pochino più di RAM e un pochino più di potenza. Ok. Io ho giocato a FIFA, però devo dire che ho giocato senza gravi problemi, il dispositivo mi ha supportato perfettamente. E devo dire che già quello mi ha sorpreso. Poi, nonostante la memoria non è così elevata, ma con la possibilità di switchare tra archivio interno e micro SD, quindi far sembrare la micro SD la memoria interna, ho potuto installare anche molti più giochi, quindi condividere anche GT Racing 2 e FIFA. Vedete come il telefono comunque sia abbastanza fluido. Quante volte mi è capitato di provare un telefono che è molto più costoso di questo Arcos 50B Platinum e avere gravi problemi con GT Racing 2 oppure con altre applicazioni. Invece devo dire che, sia, ripeto, ho giocato anche a FIFA e ha funzionato molto bene. Sicuramente GT Racing 2 è più difficile probabilmente da graficamente da farci, come dire, da visualizzare per lo smartphone. Ciononostante, lo smartphone, devo dire che si comporta molto bene. Guardate come riesco a guidare senza grossi problemi e riesco a seguire perfettamente la linea. La macchina segue perfettamente i miei comandi. Devo dire che da questo punto di vista mi ha abbastanza sorpreso
questo Arcos 50B Platinum. Ecco quello che vi dicevo. Quando usciamo dai giochi, magari un po' brutalmente, oppure che mettiamo in stand-by e usciamo, c'è un attimino di tempo per recuperare il sistema, per ricominciare a far lavorare il sistema. Purtroppo la RAM è quella che è, però devo dire che se è solo questo il problema, e fondamentalmente è più o meno solo questo, abbiamo ravvisato su questo Arcos 50B, devo dire che è tutto sommato più che passabile. Tornando in uso, quindi nelle varie applicazioni in uso, vedete, ora in effetti ho giocato, quindi la RAM è scesa a 182 MB, però comunque il dispositivo riesce tranquillamente a gestirsi. Bene, allora direi che siamo arrivati alla conclusione della recensione di questo Arcos 50B Platinum. Un dispositivo che, come potete penso aver capito, ci ha convinto. Ci ha convinto soprattutto per il buon rapporto qualità-prezzo. Non capita sempre di trovare dei dispositivi che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, e soprattutto nella fascia bassa del mercato Android è sempre difficile riuscire a trovare uno smartphone che funziona abbastanza bene. Devo dire che questo Arcos 50B Platinum mi ha abbastanza convinto, devo dire. La confezione è molto molto ricca, tutte quelle cover, la microSD compresa, la custodia posteriore. Inoltre, il dispositivo permette di espandere la memoria. Quindi, e soprattutto ricordatevi che la memoria, basta andare qui, e ve lo ricordo ancora una volta, fare lo switch, cioè utilizzare la scheda SD al posto della memoria telefono. In quel modo potete installare qualsiasi gioco o navigatore o applicazione pesante che vi pare. Quindi potenzialmente potete mettere anche una scheda, non so, da 32 giga per esempio, quindi allargare di molto la memoria interna. E il dispositivo, nonostante un MediaTek classico, un quad core MediaTek classico e 512 MB di RAM, se la cava abbastanza bene. È normale che nel multitasking qualche piccolo problemino c'è, ma ripeto, ha un prezzo così basso di vendita che se viene confermato quello che c'è stato detto IFA dovrebbe essere di 129 € in Italia. Devo dire che è un prezzo davvero bomba per un prodotto che comunque ha anche un display molto ampio. Sicuramente, magari, come già detto, il display non è super super definito, magari qualcosina si può scorgere, ma comunque sono un 5 pollici IPS con risoluzione QHD, quindi nulla di malvagio. Direi quindi che è tutto per la recensione di questo Arcos 50B Platinum. Ci vediamo alla prossima, sempre su mobileOS.it. Ciao!